Presidente, dietro abbiamo scritto 35 anni di Oro Arezzo, sembra quasi un primo giorno, è una giornata incredibilmente piena di entusiasmo, ci sono novità fondamentali, quali sono? Raccontiamole rapidamente. Sì, sicuramente per me è il primo giorno, questo poco ma sicuro, anche se da tanti anni come espositore conosco questa fiera. Ci sono novità di immagine, di spirito, di modalità di partecipazione alla fiera, ci sono sicuramente tantissime novità nel mondo che possono riportare questo settore, questo distretto ad essere protagonista del mercato mondiale dell'oreficeria. Una spinta importante può venire da un'iniziativa come questa con buyer da tutto il mondo, collegati poi in particolare anche alla città con una nuova iniziativa. Certo, la grande scommessa è portare i buyer da tutto il mondo, ma anche fidelizzare i buyer a questo appuntamento, quindi creare un sistema nuovo di accoglienza, un'immagine nuova che dia comunque il senso di partecipare a una fiera del lusso, a una fiera dove si possono trovare appunto i prodotti e i gioielli più attuali, più fashion e quelli che possono funzionare meglio nei mercati mondiali. Poi ci sono novità strutturali, finalmente possiamo arrivare con tranquillità alla fiera. Sì, diciamo che abbiamo cominciato a lavorare anche sull'accoglienza, cioè su quello che è all'esterno della fiera. Era impensabile mantenere un luogo, sarebbe come incartare, impacchettare un gioiello bellissimo in una scatola malandata. Fino adesso era così, non era tollerabile che continuasse così. Bene, grazie direttore, la banca è partner storico di questa fiera, anche però da voi in quest'anno, in questa edizione si legge un entusiasmo diverso, una partecipazione forte a questo nuovo modo forse di fare Oro Arezzo. Ma lo dobbiamo fare, è necessario in qualche modo, come dicevo prima, fare sistema, creare in qualche modo un elemento di forza, di collaborazione tra tante professionalità, tra tante anime che in qualche modo insistono sulla città, nel settore economico, nel settore finanziario. Lo dobbiamo fare per uscire il più rapidamente possibile da questa crisi e io credo che Banca Etruria in tal senso possa dare veramente un contributo fondamentale affinché le imprese abbiano sì il sostegno finanziario, ma anche il sostegno per favorire l'internazionalizzazione delle imprese e poter allacciare contatti con i principali buyer internazionali. Bene, il Presidente prima parlava di una scatola nuova, no? Di una immagine diversa dall'accoglienza. L'immagine complessiva però sta cambiando e state cambiando di Oro Arezzo. Sì, è molto importante. Sono importanti i contenuti, come dicevo prima, perché con due gioielli fanno da padroni, quindi quello è il futuro appunto, ma è importante anche il contenitore, quello che li accoglie. Quindi dico, oggi nel mondo, nel nostro mondo, io parlo sempre di moda, purtroppo lavoro lì, ma come nella moda, come nel gioiello, tutto quello che è immagine serve a rappresentare, a dare forza, a dare energia a quello che è poi il prodotto finale. Quindi dico, un contenitore, diciamo così, non dico sfacciato e neanche esagerato, ma un contenitore decoroso, con un atteggiamento che trasporta un po' di novità, di modernità legata all'arte, al contemporaneo, e dove è, per me è importante, molto, lasciare una roba che sia vecchia, che sia non curata o non portarla più a vedere ai giorni nostri, è una cosa che non può più funzionare. Oggi tutto deve essere rapportato a quello che sono il 2014, vuol dire, guardando sempre al futuro. Allora dico, Oro Arezzo aveva bisogno di una maquillage, no? Dico, perché veramente era un po' rimasto indietro. Abbiamo cercato di, come dico con Andrea, di unire le forze noi, insieme, collaborare, valutare, è stata una cosa, esperienza veramente molto positiva, perché quando le forze si uniscono in maniera, non dico affettuosa, ma con il cuore, con la positività di farle bene, col cercare il risultato in tutti i modi, costi, fatica, sacrifici, energie, però è quello importante, riuscire a dare a quello che vogliamo fare una speranza, riusciamo a fare un bel oggetto, una bella cosa, sì, speriamo per tutti, per noi, per la città, credo che questo lingotto sarà un'esperienza bella, il passaggio da un periodo molto negativo, molto insomma abbastanza negativo, a un periodo bello, a un periodo di speranza, di energia più bella. E mi dicevano prima, qual è il passaggio? Adesso il passato, che è un po', diciamo, un po' più serio, più meno importante, e guardare là dentro Oro Arezzo, dove sono i gioielli, ci sono tutte le aziende importanti aretine, che abbiamo un'eccellenza straordinaria, quindi quello è il futuro, che
fare o che fanno dei gioielli meravigliosi, e il gioiello di Arezzo, quello è guardare avanti, sempre più nuovo, sempre più contemporaneo, sempre più moderno.